Buongiorno ragazzi, sto andando in Arabia Saudita per puro caso e ho l'occasione di volare in business con Turkish Airlines e farò scalo a Istanbul. Faccio Milano Malpensa, Istanbul, Istanbul, città araba di cui non ricordo il nome. E potrò anche provare la lounge qua a Malpensa e la lounge a Istanbul. Eccoci qua, business class. E ci tengo a dire che questo video non è sponsorizzato, è casuale, cioè il volo in business me l'hanno preso i ragazzi che mi hanno invitato in Arabia Saudita, quindi li ringrazio, anche perché il volo era parecchio costoso. A quanto pare ai banconi del check-in non vanno i sistemi, parole testuali della signora al check-in, e quindi stiamo aspettando qua davanti da un po' di tempo. Ancora qualche minuto perché i sistemi sono bloccati, eh. Turkish Airlines, just to inform you. C'ho le visa, c'ho quella stampata. Ok, vado a rivederla. Check-in fatto, questo è l'invito in lounge. Mi ero dimenticato che quando stai in business hai anche il fast track per i controlli di sicurezza, quindi non perderò tanto tempo, sono già arrivato. Lounge Montale a sinistra. Mi prendo. Tra un'ora c'è l'imbarco, a un'oretta, anche di più. Vabbè. Buona questa roba. Mi sono preso i noodles istantanei. Il termos con l'acqua era vuoto, quindi ho dovuto riempire la scatola alla macchinetta del caffè con l'acqua calda. Non male. Mi vergogno. Mi sono preso pure la vitamin water, sto entrando troppo nel personaggio. Vi ringraziamo di aver scelto Turkish Airlines. Vi auguriamo un buon volo. Per Jeddah aspettava, giusto? Sì, sto aspettando esattamente questo. Thank you for choosing Turkish Airlines today. Buongiorno. Buongiorno. Grazie. Mi sono appena reso conto che questo, essendo un viaggio corto, non viaggiamo sull'Airbus 380 o 330, ma sull'Airbus 321 che è piccolino. E quindi hai posti in business che sono come quelli dei voli domestici. Sono grandi, sono comodi, ma non sono quelli fantastici, fighissimi. Ho controllato però quali sono gli aerei che mi riporteranno a casa. E invece è l'Airbus 330 che dovrebbe avere la business class con la figa, penso. Altrimenti questo video sarà clickbait. Anche prendo limonata. Grazie. Partire da Milano è molto più scenografico che partire da Roma, perché attraversi le Alpi è fantastico. C'è di me. Sono indeciso tra kebab o homemade gnocchi con parmigiano. Poi homemade mi sembra una bugia. E qua invece i drinks. Comunque qua abbiamo il tavolino. Come si apre? È durissimo. E qua invece abbiamo lampadine e lo schermo con le cose. Ma direi che non mi serve. Rimettiamolo dentro. Ci hanno portato anche l'asciugamanino. E comunque accanto a me non c'è nessuno, diventerà il posto del mio zaino. È arrivato il mio secondo pranzo. Come drink ho preso l'acqua, anche se avevo diritto a whisky. Questo dovrebbe essere tonno. Boh. Questo qua è hummus, ormai lo conosco bene. Buono. Questa qua è una verdura piena di riso. Questo qua è formaggio con un peperone. Quello di prima era solamente un antipasto. Questo qua è il primo piatto. Ho preso della carne, del riso e delle verdure. Thanks. C'ero qua. Ok. Grazie. Grazie a te. Arrivati a Istanbul. È notte. Ho fatto un pisolino e mi sono perso il tramonto. Vai. Arrivato all'aeroporto di Istanbul, vorrei andare a vedere la lounge anche qua. D'altro canto la vedrò per bene allo scalo al ritorno, perché sarà uno scalo molto più lungo di 4 ore, mentre questo qua è uno scalo brevissimo. Non ho neanche un'ora praticamente, quindi se la becco durante la strada ci vado, altrimenti al ritorno, non c'è problema.
È pazzesca. Questa è l'area libreria col biliardo. È immensa, gigantesca. Ci sono i locker dove poggiare la roba. Non vedo l'ora di tornare. Questa cos'è? L'area cinema. C'è un film. I popcorn. Ragazzi, è immensa. Continua all'infinito. Mi prendo una bottiglietta d'acqua. Continua all'infinito. C'è anche un piano di sotto. Quelli sono MacBook. Quello è un angolo computer. Continua. Ah, oh, bene, è gigantesco. Sotto c'è altra roba. Altro cibo, altri tavoli, altro tutto. Aiuto. Vorrei scendere giù, ma ho lasciato il mio bagaglio. A parte che nessuno me lo frega, però. Cioè, cos'è? Vabbè, dai, scendo un attimo e poi vado al gate. Ci sono i pretzel, interessante. I bagel, non i pretzel. Bagel e burro. Altri computer e mi sono ufficialmente perso. Ho un altro piano, ma il piano di sotto. Continuiamo di qua. I videogiochi, interessante. Ci sono le auto telecomandate. Da qua si ha una bella visuale. Qua c'è un'area di golf virtuale. Direi di tornare su. Non può mancare l'angolo alcolizzati e l'angolo bevandine. Vorrei provarle tutte. Anche se sono pieno, questa sorta di pizza turca mi ispira tantissimo. Sono arrivato al gate ed è pieno zeppo di uomini in accappatoio. Ma sono proprio accappatoi, cioè sono tanti. E sono tipo gli asciugamani degli hotel. Ragazzi, scherzavo, non è vero, sono un ignorante. Quello è il vestito tradizionale per andare alla Mecca, per fare il pellegrinaggio. Non sono asciugamani dell'hotel, sebbene gli assomiglino molto. Comunque questa volta il fatto che sia in business è totalmente rilevante, perché sono in fila da un'ora. Sarebbe convenuto se fossi rimasto in lounge. Il posto è esattamente come l'altro, con la differenza che mi hanno dato questo kit per pregare. Quindi direi che ci vediamo al ritorno. Sei e 50 del mattino, ho passato 2 ore in lounge qua nell'aeroporto di Jeddah. Tra l'altro molto carine le signorine, ti svegliano per dirti che c'è l'imbarco, così tu puoi addormentarti tranquillamente nella lounge. Quando inizia il tuo imbarco arriva la signorina, ti sveglia e ti dice: ehi, è quello che è successo oggi, altrimenti rimaniamo là per sempre. Fortunatamente questo volo qua è l'aereo, quello con la business figa, perché è l'aereo grande, 330. È il secondo tipo di business class, perché il primo è quello che avete visto all'andata con i due posti piccoletti come una domestica. Questo invece è come il volo lungo. C'è anche un altro tipo di business class che forse vedrete il prossimo volo, che è ancora più carina. Qua, se non mi sbaglio, comunque questo posto diventa come un letto. I think la moneta. Nonostante lo spazio, questa è la massima estensione del sedile. Non sto completamente steso, sto a metà. C'è della colazione in corso. Questo è del miele, è molto carino. Bye. Ho preso un bagel e una fetta di torta, pensando che fosse cheesecake, ma non è cheesecake. E della frutta secca. Bocciata. Il problema è che devo stare qua 4 ore e mezza. Per quanto sia bella, ci sia il cibo, che cacchio faccio in 4 ore e mezza? Sono stanchissimo. E non c'è un vero e proprio posto per dormire. Ci sono dei letti, delle cabine apposite, ma solamente per quelle persone che hanno degli scali più lunghi del mio. Dovrei lavorare. Questo volo è esattamente identico all'altro, quindi non c'è il letto che si stende orizzontalmente, ma la sedia. This is mine. No problem. No problem? Ok. I miei colleghi, sebbene avessero preso lo stesso aereo, A330-200 e A330-300, si sono beccati posti in business più grandi col sedile che arriva fino a giù. Il servizio è lo stesso, ma c'è il sedile che arriva fino a giù. C'è anche un tipo di business che ha i sedili tutti messi per traverso. Che figa, che volevo farvi vedere quella, ma non ci sono riuscito. La mia teoria è che loro, essendo partiti la sera da Roma, da Milano, dall'Italia, si sono fatti la notte in aereo, e quindi l'aereo era attrezzato per farti dormire. Qua invece che partivo la mattina, passando il giorno in aereo, l'aereo non è attrezzato per farti dormire. Non gliene importa niente, perché è giorno. Vabbè, ho fallito miseramente. Sono tornato. Alla fine non era male il fatto che fosse non del tutto reclinabile. E volo era corto. Bella, raga.